Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Genova. Sono sudatissimo, sudatissimo. Ora andrò sulla parte del mare dove troverò comunque un campeggio, qualcosa dove stare. A dopo. Ho appena affrontato forse 500 metri di salita senza batteria. È stata davvero dura. Allora ragazzi, c'è un problema abbastanza grave. Dove devo andare a campeggiare è in Culonia. Cioè, sono salito in Laura, la bicicletta si è scaricata perché non ce la faceva più e devo salire ancora quella. Spero di farcela, ci vediamo dopo. Ragazzi, non ci crederete mai, ma ce l'ho fatta. Ho appena montato la tenda. Vedo l'ora di farmi una doccia e di andare a Genova a girare. Comunque non so se avete capito, ma sono in un posto troppo bello. Lo chef oggi propone uova strapazzate con pomodorini. Ragazzi, sto per andare a suonare in via San Lorenzo a Genova. Guardate che bel tramonto. Purtroppo mi sto rendendo conto che è troppo distante il campeggio e domani mi sa che dovrò cambiare posto, però è bello. Sono nella città dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi. Mi hanno appena regalato una birra. Ragazzi, ho appena finito in via San Lorenzo, domani sera replichiamo di nuovo, è stato davvero bello, grazie Genova, siete fantastici. Stavo per tornare a casa, alla tenda, ma il buon Kevin, anche lui cantautore, mi ha offerto una birra e non potevo dire di no. Genova, sei bellissimo. Inizio il secondo giorno a Genova. Stasera si fa suonare di nuovo in strada e poi domani sera ai Giardini Luzzati. Ho lasciato quel campeggio e mi sono trasferito in questo parco. Ora sto cucinando e anche oggi non c'è rimasto nulla. Ho appena montato la tenda, l'ho messo al riparo tutto perché sta per arrivare un diluvio. Ragazzi, è uscito il sole, ho montato tutto. Sono appena arrivato in via San Lorenzo, sono venuto un po' prima così mi sistemo meglio. Sì, ho conosciuto Daniel, ragazzo spagnolo che fa fotografie con questo arnese qui. Sì, lui è il magico. Fa questo lavoro. Oh, and I really like my job to take a portrait or try to take something for the person that this person is gonna take it by themselves. Where are you from? I am from Cuba. Cuba! Yeah! Ragazzi, invece per la serie Non lo dite a mia madre, però ho dormito in un parcheggio lì dentro. Allora, terzo giorno a Genova. Caffè, mi sono preso un cioccolatino e poi parto per andare al
a un nuovo campeggio, anche se ieri sera ho dormito per strada. Sono appena arrivato al campeggio, qua c'è la mia centrale elettrica e stamattina ho conosciuto Adam. Ciao. Che mi ha appena portato un cornetto, tra l'altro, e sono felicissimo. Sto andando con Adam in quel posto lassù, con le nostre chitarre. Dopo aver cantato e suonato, io ora vado a pescare. Ragazzi, oggi è arrivata la rubrica sempre Francesco vi insegna qualcosa. Oggi vi porto nel mondo della... della pesca. Dopo tanto faticar è arrivato il secondo pesce. E la cena per stasera ce l'ho. Sto andando a suonare ai Giardini Luzzati. Abbiamo appena finito la serata qui ai Giardini Luzzati e ci sono stati questi due pazzi qui. Ciao! Che si sono messi a ballare, vabbè, con una canzone di De André, tra l'altro. È stato un momento magico. È andato tutto bene, ho venduto alcuni dischi e siamo contenti. Molto! Molto! Grazie Francesco! Praticamente questo qui è il fuoco di San Giovanni, tipica festa genovese, gente che si butta nel fuoco, persone con serpenti sulla schiena, insomma, bella Genova. Buongiorno ragazzi, sono ancora a Genova e oggi partirò per La Spezia. Allora, è tutto pronto, sto per partire per La Spezia, mi faccio tutte le cinque terre, sto per lasciare il campeggio, ho salutato Adam. Daniel mi ha appena fatto questa foto fantastica, ragazzi. Grazie ragazzi, ci vediamo domani sera sempre qui. Canterò altri brani del mio disco, niente. Ci vediamo domani. Ciao, un abbraccio. Grazie Genova.